Sono stati 48 fino ad oggi, dall'inizio dell'anno, i suicidi in carcere. In crescita anche i tentati suicidi, le aggressioni al personale di polizia penitenziaria, le manifestazioni di protesta collettive, i ferimenti e le colluttazioni. Insomma, uno stato delle cose che certamente poco ha a che fare con luoghi di recupero e reinserimento sociale di chi ha sbagliato. I detenuti in Italia sono complessivamente 61.468, i posti disponibili molti di meno. I temi della nostra società, quello dei suicidi in carcere, di cui poco si parla se non nell'immediatezza del fatto di cronaca. Per questo le Camere Penali italiane hanno stabilito una sorta di maratona oratoria iniziata a fine maggio e che andrà avanti fino ai primi di luglio, dove gli avvocati potranno esporre le loro ragioni e le loro soluzioni in merito al sovraffollamento, alle condizioni carcerarie. Una maratona oratoria alla quale ha aderito anche la Camera Penale di Alessandria. E direi che la nostra maratona oratoria del titolo Fermare i suicidi in carcere vuole essere un piccolo contributo per una riforma che per essere utile deve essere immediata, finalizzata a alleviare il drammatico fenomeno del sovraffollamento in carcere con tutte le conseguenze che poi ne stanno derivando. Urge intervenire con norme emergenziali, come ha chiesto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, merito nello specifico, ma cercando di fare un'attenzione vera all'esecuzione penale. Se si dà speranza, prospettiva di lavoro, di reinserimento sociale, di studio, di formazione, scendono le tensioni in carcere e soprattutto, lo dico da garante della Regione Piemonte, intervenire sulla questione sanitaria e sull'analisi psicologica dei detenuti. Federico Chiodi, sindaco espressione del centrodestra, rieletto con percentuali molto alte nell'ultima tornata elettorale. Dopo la convalida degli eletti di giuramento del primo cittadino nei confronti della Costituzione italiana, è stato lo stesso Federico Chiodi a ringraziare per la rinnovata fiducia chi lo ha votato per questo secondo. Chiodi avrebbe significato un lavoro ben fatto. Posso dire che così è stato e ringrazio di cuore i tortonesi. Chiodi ha sottolineato poi che il risultato elettorale, ha vinto con il 64,54% dei voti, ha portato ad una situazione inedita. Sono 11 consiglieri di maggioranza anziché 10. Nei prossimi 100 obiettivi ed azioni amministrative il programma elettorale.